Ciao, bentornato sul mio canale, sono Silvia. Oggi ti propongo una sequenza di Pilates in cui gireremo attorno a una sedia. Ti serve semplicemente una sedia di casa? Ti consiglio di avere una sedia con uno schienale ma senza i braccioli e di avere a portata anche un cuscino. In alcune posizioni ci servirà avere una superficie più morbida su cui appoggiarci. Quindi il nostro obiettivo sarà quello di lavorare tutta la muscolatura del corpo cambiando diverse posizioni. Sentiti sempre libero di rallentare, di fermarti, puoi sempre premere pausa e fermarti un secondo. Pilates è una ricerca di consapevolezza del proprio corpo, per cui cerca di seguire, di capire e di ascoltare i segnali che ti arrivano dal tuo corpo. Non sempre la nostra energia è al massimo delle nostre possibilità. Pronti per partire, direi. Cominciamo in piedi. Mettiti dietro alla sedia con le mani delicatamente appoggiate sullo schienale, i piedi sono paralleli tra di loro, comincia ad allungarti verso il soffitto, quindi senti uguale peso su entrambe le gambe, comincia ad attivare la muscolatura delle cosce, i glutei, i tuoi addominali. Ora qui puoi estendere leggermente il torace, la sensazione è quella di portare lo sterno leggermente più su, puoi portare anche lo sguardo leggermente più verso l'alto ma sempre sostenendo la cervicale. Inspira qui ed espirando fletti la colonna, piega le gambe, quindi andiamo a fare un cat stretch, un gatto. Inspira, torna con le gambe distese, apri bene il petto ed espira fuori l'aria, risucchia l'ombelico alla colonna, una bella curva. Di nuovo inspira, allunga bene verso l'alto ed espira fuori l'aria, curva, avanti così, inspira, allunga bene verso il soffitto ed espira fuori l'aria, cerca di tenere le spalle bene rilassate. Ancora inspira, allunga ed espira fuori l'aria, porta lo sguardo verso il bacino, cerca di attivare gli addominali. Ancora una volta inspira, estendi delicatamente il torace, fuori l'aria, curva verso il basso e da qui ritorna a srotolare verso l'alto e riporta lo sguardo bene in avanti. Ora porta il peso sulla tua gamba sinistra e allunga la gamba destra indietro. Appena a sollevare il tuo piede indietro, attiva il tuo gluteo, tieni bene gli addominali, senti che il filo ti porta sempre verso il soffitto, punta il piede, inspira qui, espirando piega il ginocchio, piega anche la gamba di terra e porta il ginocchio verso la testa mentre fai tutta la gobba di nuovo del tuo gatto. Inspira, stendi di nuovo le tue gambe, attiva il gluteo dietro, fuori l'aria a due, inspira, riallunga, avanti ancora, fuori l'aria a tre. Inspira, riallunga, avanti ancora, fuori l'aria, 4 e ritorna su, ancora fuori l'aria, 5 e riallunga, avanti ancora, fuori l'aria, 6 e riallunga, facciamone ancora un paio qui, fuori l'aria, 7 e riallunga, ancora uno, fuori l'aria, 8. Allunga, rimani qui in allungo, fai dei piccoli molleggi con questa gamba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Piega un secondo le tue gambe, curva e snocciola verso l'alto. Prepariamo per fare tutto con l'altra gamba. Sposta il peso sulla tua gamba destra, allunga indietro la gamba sinistra, punta il piede, senti l'attivazione dei tuoi addominali per proteggere la zona lombare. Inspira qui ed espira fuori l'aria, curva. Inspira, riallunga e porta bene quel ginocchio verso la testa. 2 e riallunga. Lascia che la tua gamba destra pieghi delicatamente. 3 e ritorna su. Avanti ancora, fuori l'aria, 4 e riallunga, avanti ancora, fuori l'aria, 5 e ritorna, ancora fuori l'aria, chiudi, 6 e ritorna, addominali e gluteo bene attivati, ancora un paio di volte, 7 e ritorna e ancora uno, fuori l'aria, 8. Fermati con la gamba bene allungata, senti l'allungo verso il soffitto e molleggia, 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Riappoggia i piedi in parallelo, curva un secondo la tua colonna verso il basso e articola di nuovo verso il soffitto. Ritrova la tua verticale.
Ora lascia la sedia alla tua destra e mettiti di fianco, quindi appoggia la tua mano destra sulla sedia. Porta il tuo braccio sinistro verso l'esterno. Inspira qui ed espira, piega leggermente le gambe mentre vai a flettere la tua colonna verso destra. Fuori l'aria qui. Inspira, ritorna con le gambe distese. E di nuovo fuori l'aria, scendi due. E ritorna. Cerca di attuare bene un piegamento con le gambe in parallelo. È un piccolo plié, i tuoi talloni rimangono bene appoggiati sul pavimento. Ancora scendi. Cerca di allungare bene il tuo lato sinistro. Quindi senti un pochino di stretching su quel lato sinistro. Ancora un paio di volte da questa parte. Fuori l'aria, allunga. Cerca di mantenere sempre uno spazio tra il tuo braccio e la testa mentre fai questa flessione laterale. Modifichiamo leggermente. Ogni volta che il tuo braccio torna, la tua gamba sinistra, quindi quella lontana dalla sedia, si solleva. E il mio suggerimento è fai questo movimento, quindi o la gamba piega leggermente con la tibia perpendicolare al pavimento, oppure puoi fare un piccolo tentativo di allungare un pochino di più la tua gamba in avanti. Stessa discesa di prima, inspira qui, espira, fletti la colonna e ritorna su. Lancia in avanti delicatamente la gamba sinistra, di nuovo fuori l'aria, scendi due e ritorna su, avanti ancora, scendi tre. Ogni volta che torni su senti il gluteo della gamba destra bene attivo per sostenere il tuo busto e allungarti verso l'alto mentre fai questo piccolo slancio della gamba sinistra. Facciamone ancora un paio, fuori l'aria qui, sali, ancora scendi. E sali e rilassa un secondo. Bene, cambia la posizione della tua sedia, portala verso sinistra, sistemati bene con i piedi paralleli, apri il tuo braccio destro verso l'esterno, inspira, flessione laterale con piccolo piegamento sulle tue gambe e ritorna su. Immagina di scivolare con le spalle sulla parete dietro di te, quindi tieni il petto bene aperto, non lasciare che il braccio destro venga davanti al tuo viso, fa sempre una cornice rotonda attorno al viso stesso. Scendi e risali e avanti ancora, fuori l'aria qui e ritorna, ultimi due in questa variante e ritorna, ancora uno, scendi e risali. Ora aggiungiamoci quella piccolo slancio, quindi percepisci bene l'allungo verso il soffitto mentre lanci la gamba. Inspira, prepara, flessione laterale espirando, ritorna su, gamba destra su. E di nuovo, fletti, piega le ginocchia e torna su. Avanti ancora, scendi tre. E ritorna. Avanti ancora, scendi quattro. E ritorna su. Avanti ancora, scendi. E ritorna. Ancora un paio di volte, scendi e torna su, ancora uno, scendi e ritorna su e riposa. Ora girati verso la tua sedia, rimetti le mani come erano prima, i piedi sono tornati bene paralleli, andiamo a fare il nostro running. Una gamba piega e l'altra stende, il tuo corpo intanto sale e scende, quindi fagli fare questa salita e discesa in cui attivi bene le caviglie e i tuoi polpacci. Senti il corsetto addominale sempre attivo, le spalle bene aperte, la cervicale in allungo verso l'alto. Ora cerca di togliere questo sali scendi, quindi riduci come se avessi un peso sulla testa, per cui puoi solo muoverti dall'ombelico in giù. Le ginocchia e le caviglie ammortizzano tutto il lavoro di salita e discesa che facevi prima. Ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, appoggia e ritorna. Fai un passettino indietro, vai a inclinare leggermente il busto in avanti, piega leggermente le ginocchia, cerca di tenere la schiena bene dritta e cominciamo a fare running in un altro modo. Invece qui cerchiamo di allungare un pochino la parte posteriore della gamba, di sciogliere un pochino le anche. Puoi sempre sollevare il tallone della gamba che sta piegando se preferisci, oppure tenerlo appoggiato, a tua scelta. Scarica bene le tue spalle, le braccia sono morbide, andiamo avanti ancora per 4, ancora 3, ancora 2, ancora 1. Ora piega entrambe le gambe, delicatamente lascia cadere le braccia giù verso il pavimento, rilassa la tua testa, inspira qui ed espira, ombelico alla colonna comincia a srotolare, stendi delicatamente le tue gambe e ritorna con la schiena bene dritta.
Bene, ora ci andiamo a preparare seduti sulla sedia, piedi paralleli. Cominciamo a preparare una sequenza di squat in cui effettivamente ci siederemo ogni volta sulla sedia. Fai partire le tue braccia indietro, quindi ischi in appoggio, le braccia vanno a caricare leggermente indietro. Ora sbilancia il peso in avanti e vieni su, allunga le tue braccia verso il soffitto, puoi estendere leggermente il torace, ritorna in squat, appoggiati sulla sedia, manda le tue braccia indietro. E proietta il peso in avanti, vieni su, glutei, addominali bene attivi e ritorna giù, appoggiati e porta le braccia indietro e di nuovo vai su, allunga, senti tutta l'energia in tutto il tuo corpo, scendi, riporta le braccia indietro e di nuovo avanti, su, scendi e ritorna, ancora avanti, su, scendi e ritorna, ancora un paio di volte, avanti, su, scendi, la schiena è sempre piatta, non ci sono mai curve in questa sequenza, e ritorna, e fermati un secondo qui. Aggiungiamo ora, alla salita dallo squat, una rotazione verso l'esterno, porta il peso in avanti, fammi una salita verso l'alto, scendi, ora vai a ruotare il tuo braccio destro verso l'esterno e segui con il busto, ritorna al centro, tiri le braccia parallele al pavimento e ritorna verso l'alto, allunga. Cambiamo ogni volta, andiamo verso sinistra. Ruota verso sinistra, ritorna al centro, premi, porta le braccia verso l'alto, ritorna giù e ruota verso destra, ritorna al centro, su e scendi verso sinistra, tieni gli ischi bene in appoggio, torna al centro, le gambe forti ti aiutano a salire e ritorna, avanti ancora, 4, torna al centro, vieni su e scendi, avanti ancora, 3, ritorna al centro, sali e scendi, ancora gli ultimi due, verso destra, petto bene aperto, ritorna al centro, vai su e scendi e ancora verso sinistra, ritorna al centro, vai verso l'alto e ritorna giù e riposa un secondo. Ora dal parallelo andiamo a ruotare leggermente verso l'esterno, quindi prendi come riferimento gli angoli della stanza, quello che chiamiamo un po' sumo squat e porta le tue braccia lungo davanti alle tue gambe, schiena bene dritta. Quindi fai sempre questo piccolo sbilanciamento del peso in avanti, porta le braccia verso il soffitto, stendi le tue gambe, attiva i glutei, puoi sempre cercare leggermente l'estensione del torace, piega le ginocchia e ritorna con la schiena dritta, avanti così, baricentro in avanti, stendi le tue gambe, ritorna e schiena dritta, avanti, porta il peso in avanti, su e ritorna, apri bene il petto, avanti ancora, scendi, sali, riporta le braccia giù, raddrizza, senti l'appoggio ogni volta degli ischi, premi bene su tutta la pianta del piede per salire, scendi e ritorna, avanti ancora un paio di volte, allungati bene verso l'alto, scendi e ritorna, ancora uno, avanti, sali, scendi e ritorna con la schiena dritta. Ora manteniamo questa posizione delle gambe leggermente in apertura e proviamo a fare un'articolazione della colonna che si chiama dolphin, il delfino. Immagina di avere proprio una superficie sulla quale, sopra e sotto la quale il delfino fa questa uscita dall'acqua e questo tuffo verso il basso. Puoi prendere come riferimento le tue cosce, ma il riferimento può essere tranquillamente anche più alto. L'importante è che tu abbia una sorta di linea sulla quale scendere e pensare di scendere e salire. La prima sequenza ha un tuffo con la schiena curva che scende e una risalita con la schiena leggermente in estensione. Quindi tu tuffati in avanti dalla testa, porta il busto a curvare in avanti e poi porta lo sguardo in avanti, estendi leggermente il torace, premi leggermente sulle tue braccia e vieni su. Quindi sei leggermente in estensione. La tua testa dirige il movimento sia in discesa che in salita. Cerca di non perdere mai il riferimento dei tuoi ischi. Fuori l'aria, curva mentre scendi, inspira, ritorna col busto leggermente in estensione, ancora fuori l'aria, scendi e ritorna, su, vedi se riesci ad amplificare un pochino la tua discesa, ma senza forzare, fuori l'aria
E ritorna su, facciamone ancora due da questa parte, fuori la riascendi e ritorna bene verso l'alto, ancora uno fuori la riascendi, allunga bene verso l'alto e fermati qui. Possiamo fare anche il reverse, quindi la schiena scende piatta e articoli la colonna per tornare su. Quando scendi in avanti, fai modo di pensare che lo sterno che viene tirato in avanti, non è più la testa che inizia il movimento. Quindi pensa di inclinare il busto in avanti, tendo gli addominali, e poi rilassa la tua testa e articola la colonna per tornare su. Scarica bene le tue spalle. Di nuovo, una bella schiena leggermente stesa per scendere, rilassa la testa, articola bene la colonna verso l'alto. E puoi sempre respirare liberamente, puoi pensare di espirare mentre scendi e inspirare mentre sali, oppure fare esattamente l'opposto. E di nuovo allunga in avanti e poi rilassa la testa, articola bene la colonna, ritrova la tua verticale della schiena, ancora gli ultimi due anche da questa parte, scendi in avanti, articola bene la colonna verso l'alto e facciamone ancora uno. Allunga, piccola spinta sulle tue braccia se necessario e ritrova la verticale della tua schiena. Molto bene, riporta i tuoi piedi in parallelo, metti le mani dietro la nuca. Ora creeremo una curva completa del busto e del bacino con una piccola retroversione durante la quale la tua gamba destra si solleva e tu porti la testa verso il ginocchio verso la testa. Quando torni puoi sempre cercare leggermente di estendere il torace. Rifacciamo con la gamba destra per 8 volte. Fuori la riascendi. Uno. Inspira, ritorna in estensione leggera se vuoi. Fuori l'aria. Due. E ritorna avanti ancora, fuori la riascendi 3. Inspira, ritorna avanti ancora, fuori l'aria 4. Permetti ai tuoi gomiti di aprire leggermente e di chiudere leggermente, senza esagerare. E ritorna avanti ancora, scendi 6. E ritorna su, avanti gli ultimi due, fuori l'aria 7. E ritorna e avanti ancora uno, fuori l'aria 8. Ritorna su, rilassa un secondo le tue braccia, ruota un paio di volte le spalle indietro e prepara le tue braccia per fare l'altra sequenza con la gamba sinistra. In, estendi leggermente ed espira, crea la curva, porta il ginocchio verso la testa. Inspira, risali, avanti, fuori l'aria 2. Inspira, ritorna e avanti ancora, fuori l'aria 3. E ritorna su, avanti ancora fuori l'aria 4 e risali, avanti ancora scendi 5, inspira, ritorna, avanti ancora scendi 6 e ritorna, gli ultimi due anche da questa parte scendi 7 e ritorna, ancora uno fuori l'aria 8, ritorna su, rilassa le tue braccia e anche qui dai un paio di rotazioni indietro alle tue spalle. Ora rimani bene con le gambe in parallelo tra di loro, schiena dritta, ischi in appoggio, la tua mano sinistra dietro la nuca e il braccio destro in apertura. Senti sempre che stai allungandoti verso il soffitto. Una rotazione del busto usando gli obliqui, ritorna al centro, una flessione laterale, come se volessi portare la mano verso il pavimento e ritorna su. In entrambi i casi senti che la muscolatura laterale del tuo addome ha a sostenerti, a spingerti nella direzione e poi a farti tornare. Soprattutto quando vai in flessione laterale, evita di sollevare l'anca da cui ti allontani, ma cerca veramente di percepire che è come se avessi due mani che tengono il bacino fermo mentre il busto va a muoversi. Cerca di allontanare la spalla dall'anca e poi di ritornare vicina. Quindi alterniamo. Inspira, prepara, espira, rotazione, segui con lo sguardo il tuo braccio destro, ritorna al centro e vai a flettere lateralmente e ritorna su. Di nuovo, fuori l'aria, ruota 2 e ritorna al centro, flessione laterale e ritorna avanti ancora, rotazione e ritorna al centro, flessione laterale. E ritorna avanti così ancora. Sentiti sempre in allungo verso l'alto mentre ruoti e poi fletti. E ritorna ancora un paio di volte. Rotazione. E ritorna al centro. Flessione laterale. E ritorna su ancora uno. Rotazione.
ritorna bene al centro, flessione laterale, ritorna su e rilassa un secondo le tue braccia. Anche qui ruota un paio di volte le spalle. Prepariamo per fare tutto dall'altra parte. Apri bene il tuo gomito destro, inspira e fuori l'aria, ruota il busto, ritorna al centro, fletti lateralmente. E ritorna su e di nuovo rotazione, ritorna al centro, flessione laterale e ritorna su, avanti ancora, rotazione, ritorna, flessione laterale e ritorna su ancora, ruota. Senti sempre l'appoggio costante dei tuoi ischi, cerca di usare il peso distribuendolo equamente tra i tuoi ischi. E ancora, rotazione, tieni il petto bene aperto, flessione laterale. Ritorna su, avanti ancora, rotazione, ritorna al centro, flessione laterale. Facciamo un'ultima sequenza. Rotazione, ripassa dal centro, flessione laterale, torna su, rilassa le tue braccia e prenditi un attimo di riposo ruotando di nuovo le spalle indietro. Bene, e da qui cambiamo posizione, quindi ci alziamo. Giriamo la sedia in modo che sia possibile appoggiare le mani sulla seduta della sedia. Puoi sempre tenere un cuscino o un asciugamano se scivoli con le mani, oppure puoi togliere e mettere le mani direttamente sulla seduta. Cerca di avere, fai in modo che la sedia non scivoli, che i tuoi piedi non scivolino. Se lavori su un pavimento, diciamo, di parquet di legno, il mio consiglio è usa o delle calze antiscivolo o usa i piedi nudi, la calza normale tende di solito a scivolare, quindi attenzione a non scivolare. Allunga una gamba indietro, allunga l'altra gamba indietro e sistemati nel plank, quindi cerca la linea spalle, anche caviglie. Quindi stai usando i tuoi addominali, i tuoi glutei, stai spingendo le spalle verso il basso, stai cercando di tenere la cervicale bene allungata. Ora solleva la tua gamba destra oltre l'altra gamba, inspira qui ed espira, porta il ginocchio verso la seduta della tua sedia. Inspira, torna indietro, avanti ancora, fuori l'aria 2, inspira, allunga, avanti, piega 3 e riallunga indietro, avanti ancora 4 e riallunga, avanti ancora, fuori l'aria 5 e ritorna, senti il gluteo bene che si attiva dietro, 6. E riallunga, avanti gli ultimi due, scendi 7 e torna indietro, ancora 1, 8, riallunga, appoggia, ora fai un piccolo shift del peso indietro, appoggia entrambi i talloni, andiamo a fare una piccola sequenza di running per sciogliere le anche prima della prossima gamba. Quindi piccola sequenza, ricordati che puoi sempre sollevare il tallone della gamba che piega. E poi lascia cadere un secondo le tue braccia, torna verso l'alto, ci rimettiamo in plank, quindi cerca sempre quella spinta delle tue caviglie, il peso leggermente in avanti, la tenuta di glutei e addominali, solleva la tua gamba sinistra, portala indietro, inspira ed espira, piega il ginocchio, portalo verso la sedia, uno, e riallunga. Avanti, fuori l'aria 2, tieni le spalle bene scariche, ritorna, avanti, fuori l'aria, tira 3 e riallunga indietro, avanti, fuori l'aria 4 e ritorna, ancora fuori l'aria 5 e riallunga indietro, ancora tira in avanti 6 e ritorna, avanti ancora 7 e ritorna, l'ultimo da questa parte, 8, allunga indietro, appoggia e anche qui porta il peso indietro e anche qui date una piccola sequenza di picco di running, facciamone ancora 4, 3, 2, 1, rilassa leggermente le braccia verso il basso, la testa segue e poi srotola di nuovo verso il soffitto, le spalle rimangono bene, rilassate giù. Un'altra sequenza in cui alterneremo le gambe facendo un mountain climber incrociato, quindi il ginocchio destro andrà verso il polso sinistro, ritorna ad appoggiarsi e poi cambio direzione ogni volta. Quindi faremo questa sequenza. Ritrova il tuo plank, quindi sistema bene l'appoggio sulla tua sedia, spalle lontane dalle orecchie, glutei addominali. Inspira, prepara, espira, fuori l'aria, incrocia. E ritorna avanti, fuori l'aria. Quindi pensa di portare il ginocchio verso il tuo polso o verso il gomito. Cerca
Cerca di non salire eccessivamente con il bacino, ma di tenerlo bene basso e di sentire il lavoro nei tuoi addominali. Qui subentra il lavoro anche sui tuoi obliqui, perché stai ruotando il bacino, quindi permetti al tuo bacino di svitare da una parte e dall'altra mentre continui a cercare col ginocchio il polso opposto. Fuori l'aria, facciamo gli ultimi quattro, ancora fuori l'aria, uno e ritorna, due e ritorna, ancora tre e ritorna, avanti quattro, ritorna, shift del peso indietro, anche qui datti un attimo di scarico, piega entrambe le gambe e prova a stenderle un secondo entrambe e di nuovo piegale, tieni la cervicale bene in linea con il busto, allunga, ancora un paio di volte qui, piega le ginocchia, codino in fuori, ritorna in allungo, ancora uno, piega, stendi le tue gambe, ora ammorbidisci appena appena le ginocchia, rilassa le braccia e la testa verso il pavimento e poi snocciola verso il soffitto, torna con la schiena dritta, le spalle lontane dalle orecchie e riallungati bene verso l'alto. Ottimo lavoro. Ora posiziona la tua sedia in questo modo. Questo è il momento in cui, se non hai ancora usato un cuscino, usalo e prepara questa posizione, il tuo fianco sinistro appoggiato sulla sedia, il fianco destro e la gamba destra liberi per lavorare, quindi appoggiati in questa posizione, le tue gambe devono essere sostenute, non lasciare che cadano verso il basso ma sostienile, quindi senti il lavoro negli addominali, nei glutei e in particolare sul tuo obliquo destro, la tua testa può sempre guardare verso la mano appoggiata sul pavimento, se la cervicale dà fastidio guardando da questa parte. Ora, inspira, prepara ed espira, solleva la gamba destra, uno, e ritorna giù, sostieni bene anche la tua sinistra, due, e ritorna, avanti ancora sali, tre, e ritorna, ancora sali, quattro, e ritorna, avanti ancora, cinque, e ritorna, ancora sali, sei, e ritorna, avanti ancora, sette, e ritorna, sali, otto, bene, gli ultimi due, avanti così, sali 9 e ritorna, ancora 1, 10, ritorna, unisci bene le tue gambe, sostienile, vedi se riesci ad allungare il tuo braccio destro verso il soffitto. Ora il bacino e le gambe rimangono fermi, inspira, guarda verso quel braccio destro, ora piega leggermente quel braccio e prova a vedere se riesci a portarlo verso il braccio sinistro. Quindi c'è una piccola torsione del busto, inspira qui ed espira, ruota, allunga bene. Ancora, inspira, sali, ed espira, fuori l'aria, scendi, facciamone ancora uno, inspira, vai bene verso l'alto, ed espira, fuori l'aria, scendi, ritorna bene su e sciogli la posizione. Quindi ci fermiamo un attimo, seduti sulla sedia, quindi ritrova un secondo la posizione verticale dei tuoi ischi, l'allungo verso l'alto, porta il tuo braccio destro su e vai ad allungare un secondo il tuo obliquo destro, quindi scivola verso il basso, ritorna in allungo. Ancora un paio di volte questo allungo laterale, fletti la colonna, ritorna su e avanti ancora uno da questa parte, flessione laterale, ritorna al centro. E facciamo tutto dall'altra parte. Quindi prepara il tuo fianco destro appoggiato, trova l'appoggio della tua mano destra, sostieni le tue gambe. Parallelo. Quindi questa mano, la mano sinistra ti appoggia, ti aiuta appoggiandosi sulla seduta. Puoi sempre, ricordati che puoi sempre rivolgere lo sguardo verso il basso. Inspira qui ed espira, solleva la tua gamba sinistra e ritorna giù. Ancora fuori l'aria 2 e ritorna, ancora sali 3. E ritorna, avanti ancora sali 4, e ritorna, avanti ancora sali 5, e ritorna, avanti sali 6, e ritorna, ancora sali 7, e ritorna, avanti fuori l'aria 8, e ritorna, gli ultimi due sali 9, sostieni anche quella gamba destra, ancora 1, 10, riunisci bene le tue gambe, allunga il braccio sinistro, inspira, guarda verso il tuo braccio ed espira, vai a fare questa controllatissima rotazione verso la tua destra e ritorna in allungo verso il soffitto, avanti ancora, fuori l'aria ruota 2 e ritorna su, avanti ancora, fuori l'aria 3
ritorna ancora uno, fuori l'aria ruota 4, ritorna bene verso l'alto e vieni su. E ci prendiamo un momento anche per allungare il nostro obliquo sinistro. Quindi ritrova la tua seduta, la posizione sugli ischi, il braccio sinistro va su, fletti la colonna e rimani qui qualche secondo, allunga bene quel lato sinistro. Torna verso l'alto e scendi. Ancora un paio di volte da questa parte. Braccio che sale, fletti bene la colonna, ritorna su e scendi. E facciamone ancora uno. Il braccio va su, fletti sentendo sempre un'attivazione nei tuoi addominali. Torna verso l'alto e scendi. E ruota sempre un paio di volte le spalle, in avanti, indietro. Ora andiamo a fare una piccola sequenza in cui ci troviamo a pancia in giù sulla sedia. Quindi anche qui mantieni l'uso del tuo cuscino. Qui pensa di trovare una posizione in cui ti è possibile appoggiare le dita dei piedi con le gambe morbide e le dita delle mani, le punte, i polpastrelli. Quindi il tuo busto è sostenuto, non lasciare che cada verso il basso, ma usa la muscolatura del dorso per sostenerti. Usa l'allungo a livello lombare, quindi glutei attivati, addominali tenuti. Solleva la tua gamba destra e portala su, tira la punta del piede. Ora scendi con questa gamba senza appoggiarla e ritorna verso l'alto. Due. E ritorna. Ancora sali 3, sostieni il tuo busto. E ritorna avanti, ancora sali 4. E ritorna giù, avanti, ancora sali 5. E ritorna avanti, ancora sali 6. E ritorna avanti, ancora sali 7. E ritorna ancora avanti 8. E gli ultimi due da questa parte, sali 9. E ritorna, ancora uno, 10, ritorna, ammorbidisci il ginocchio, riappoggia bene le dita del piede, controlla che le spalle siano rimaste bene lontane dalle orecchie, se senti il bisogno puoi sempre ruotare la testa per sciogliere un pochino la cervicale, allunga la tua gamba sinistra, portala su, inspira, scendi senza piegare, senza appoggiare e ritorna verso l'alto, uno, e ritorna, avanti ancora sali 2. E ritorna giù, avanti ancora sali 3, e ritorna avanti ancora sali 4, e ritorna avanti ancora sali 5, e ritorna spalle sempre lontane dalle orecchie 6, e ritorna avanti ancora sali 7, e ritorna avanti 8, tieni la gamba bene distesa, usa il gluteo per salire 9, ancora una ripetizione, sali 10. E ritorna e riappoggia un secondo anche il piede destro. Ora concentriamoci un secondo sul busto. Pensa di staccare bene le spalle dalle orecchie, inspira qui ed espira, piega le braccia, porta le mani verso le tue spalle. E poi ritorna giù, appoggia appena appena i polpastrelli. Ancora sali 2 e ritorna, avanti ancora sali 3. E ritorna, ancora sali 4. Sul prossimo ci fermiamo con le mani vicine alle spalle. Solleva, inspira qui, adesso espira, stendi le braccia verso l'esterno e poi richiama le mani verso le spalle. Ancora allunga 2 e ritorna, avanti ancora allunga 3. Senti il lavoro nel dorso. E ancora gli ultimi due, fuori l'aria 4 e ritorna, ancora allunga 5, ritorna. E sciogli un secondo. Prova a spostarti ora leggermente più avanti in modo da permettere alle tue gambe di sollevarsi. Tienile sempre leggermente separate o puoi anche unirle se preferisci. L'appoggio sulle mani è sempre estremamente leggero. Teniamo questa posizione in allungo per 10, 9, 8, 7, 6. 5, 4, vedi se riesci a sollevare un pochino di più le tue gambe, 2, 1, piega le ginocchia. Ora prova a portarti leggermente più indietro e cerca di lasciare che le gambe cadano delicatamente da una parte, la testa dalla parte opposta. Quindi cerca di creare una sorta di trazione che usa la sedia per allungare sia la parte dorsale che la parte lombare. E fermati pure qui per qualche respiro, sempre che ovviamente non si crei troppa compressione a livello del busto e della pancia. Quindi se è possibile fermati qui, dondola la testa a destra e a sinistra. Cerca di rilassare bene le braccia, le spalle, la zona lombare.
e poi piano piano ritorna su, quindi appoggiati. Vieni su un secondo, appoggia le mani da una parte della seduta della tua sedia. Andiamo ad appenderci delicatamente con le gambe morbide. La sensazione è ho le gambe piegate, ho la schiena piatta, la sensazione è che il mio codino venga tirato lontano dalla sedia. E anche qui andiamo a riprendere il nostro running. Andiamo a riprendere questo movimento che ci permette di allungare le gambe e di rilassare un secondo anche la zona lombare. Quindi cercheremo di dare un po' di scarico alla zona bassa della schiena. Ancora avanti per 8, 7, 6, 5, ancora 4, 3, ancora 2, ancora 1. Piega entrambe le gambe, porta le braccia verso il pavimento, rilassa bene anche la tua testa e facciamo un'altra salita completa verso l'alto. Srotola fino a riportarti in allungo verso il soffitto. Ora ci sediamo di nuovo sulla sedia e andiamo a fare con le gambe piegate e parallele una discesa semplicissima in avanti. Quindi porta le tue mani vicino al bacino, allungati bene sentendo l'appoggio sugli ischi, inspira ed espira, fletti in avanti. Lascia che le mani scivolino verso i tuoi piedi, rilassa, porta il busto verso le tue gambe. Inspira, fermati un secondo qui ed espira, dal bacino comincia a risalire, giù le spalle lontane dalle orecchie, la testa risale per ultima, riporta lo sguardo bene in avanti. Di nuovo inspira ed espira, testa, collo e spalle, curva bene il busto in avanti, rilassa la tua testa. Inspira, fermati un secondo ed espira, dal bacino ritorna su, articola, scarica le spalle, riporta lo sguardo in avanti, facciamone ancora un paio. Inspira qui ed essa, testa, collo e spalle, scendi, curva in avanti, rilassa la testa, porta il peso in avanti, ma cerca sempre un contatto dei tuoi ischi sulla sedia. Inspira, tienilo, ed espira dal bacino, articola bene la tua colonna verso l'alto, scarica le spalle, facciamone ancora uno, in prepara, ed essa, fai scivolare le mani in avanti mentre cerchi di allungare e di curvare bene la tua colonna. Inspira, sei giù, ed espira, ritorna verso l'alto, scarica le spalle, raddrizza bene la tua schiena. Ora portiamo la caviglia destra sul ginocchio sinistro, quindi apri bene, piede a martello, fai in modo che la caviglia sia sempre protetta. Accertati di avere entrambi gli ischi in appoggio, abbiamo creato il nostro 4 con le gambe. Inspira qui ed espira, inclina il tuo busto in avanti, come se volessi sporgerti verso il tuo piede sinistro che è rimasto appoggiato. Senti l'allungo sul tuo gluteo destro e ritorna in allungo. Avanti ancora, schiena piatta e inclina leggermente in avanti il tuo busto e poi ritorna su. Ancora un paio di volte da questa parte, apri bene il petto, come se volessi portare direttamente l'ombelico verso la tua gamba destra, ritorna su e avanti ancora una volta, allunga e ritorna. Sciogli la posizione, quindi giù la gamba destra sulla gamba sinistra, anche qui piede bene a martello, accertati di avere le anche bene allineate tra di loro, schiena bene dritta, inspira ed espira, comincia a inclinare il busto, schiena bene piatta e portala in avanti. Può essere anche un movimento molto piccolo, l'importante è che tu senta l'allungo sul gluteo sinistro, non è importante quanta discesa fai. Allunga in avanti e ritorna al centro, la schiena torna dritta, ancora un paio di volte anche da questa parte, allunga in avanti, quindi sporgiti verso il tuo piede destro, ritorna su e facciamone ancora uno qui, allunga bene in avanti e torna di nuovo verso il soffitto. Sciogli anche qui la posizione delle tue gambe. Ora un ultimo piccolo allungamento, sempre per rilassare un pochino anche la testa. Porta le braccia in questa posizione, quindi se riesci aggancia i gomiti, oppure puoi sempre agganciare anche i polsi, quindi puoi fare questo o questo aggancio. Cerca in ogni caso di avere le spalle lontane dalle orecchie. Ora andiamo verso destra, scendi piccolino verso destra, facciamo questo dondolamento destra e sinistra, con l'obiettivo sempre di sciogliere, di allungare un pochino la nostra parte laterale dell'addome, quindi gli obliqui, e di tenere sempre il bacino centrale e stabile. E la testa segue sempre il movimento di flessione laterale. Facciamo gli ultimi 4, ancora 3,
Ancora gli ultimi due. Ancora uno. Ritorna bene al centro. Apri le tue braccia e ruota le spalle indietro per 5 volte. 1, 2, 3, 4, 5 e sciogli un secondo. Molto bene, e ci siamo. Grazie mille per essere stato con me durante questo allenamento. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti, lascia un like se il video ti è piaciuto e se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale per rimanere aggiornato sulle prossime novità. Grazie mille, spero di vederti presto. Un grande abbraccio.